Mister, era la prima prova di maturità, soddisfatto? Immagino di sì. No, più che di maturità, volevamo confrontarsi anche con squadre rodate, no? La Ternana è indiscutibilmente una squadra molto forte, che ha dei mezzi importanti, è allenata molto bene, solo perché sta trovando una regina irreale, non è prima in classifica, quindi bisogna fare i complimenti a una società, a una squadra, a un allenatore, a uno staff, che stanno lavorando bene in funzione di fare il massimo. Noi siamo nati da poco e in questo poco tempo abbiamo cercato di limare le nostre difficoltà, le nostre pecche, e volevamo confrontarci con una squadra molto forte. Direi che il confronto è stata una partita veramente eccellente, perché è stata una partita di calcio che si vede poco diciamo ultimamente in circolazione. E quindi devo fare solo i complimenti alla mia squadra. Contro una Ternana a grandi firme, complessivamente il Teramo è stato anche più pericoloso, se andiamo a stringere. Sì, allora permettetemi di essere sempre molto leale. Più che grandi firme, grande lavoro. Cioè la Ternana ci ha messo un anno e mezzo per fare questo. L'anno scorso ha fatto due mercati e non sono bastati. Quindi cosa vuol dire? Che creare un gruppo di lavoro, creare una squadra, un modo di lavorare, ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo per avere pazienza. E quindi, grazie alla vostra domanda, vi dico che questi ragazzi stanno facendo qualcosa veramente di molto importante. Anche oggi episodi sotto i riflettori da una parte e dall'altra, però il gol annullato al Teramo, il rigore contestato, meglio richiesto dalla Ternana. Allora, l'episodio del rigore da Ternana l'ho visto molto bene ed era un episodio sicuramente molto dubbio. Il gol fatto da noi l'abbiamo appena rivisto, gli episodi per TV, non c'è nulla, insomma. Quindi, ripeto, noi, allora, sia io che Fabio, per fortuna siamo persone intelligenti, e tutte e due vogliono vincere, tutte e due vogliono giocare bene a calcio, e oggi secondo me dovremmo essere orgogliosi di aver fatto questo spettacolo, perché dalla panchina sinceramente è stata veramente una partita molto vibrante, grazie anche a un pubblico che ci ha sostenuto sempre per tutta la partita. Il giudizio è unanime, gran bella partita, pari giusto alla fine, il solo rammarico scaturisce dal fatto che non sappiamo cosa abbia Costa Ferreira. Sì, Pedro, oltre che aver fatto gol, è stato un prezioso collante, e quello che sta facendo è importante per noi. Vediamo, siamo molto tristi proprio per questo motivo. Però confidiamo nella sua forte fibra, abbiamo già Di Matteo fuori, abbiamo già... Ma cosa ha accusato? È caduto male sulla schiena, quindi faceva fatica anche a muovere i piedi, quindi è in ospedale, vediamo che accertamenti ci sono. Ecco, mister, questo pareggio quanto la soddisfa da 1 a 10? No, noi siamo sempre, io almeno la penso così, siamo sempre impegnati alla prestazione, ad avvalorare tutte quelle tesi che noi abbiamo lavorato durante le settimane. Quindi noi siamo assolutamente dei giudici, dobbiamo essere dei giudici imparziali nelle prestazioni. Oggi la prestazione è stata molto, molto positiva, ripeto, è stata una partita di calcio molto bella con due pugili che sono nati di santa ragione. Mister, a proposito del cammino di crescita, lei prima ha detto la Ternana ci ha messo un anno e mezzo, ha la sensazione che il Teramo stia un po' bruciando le tappe, ci stia mettendo meno tempo? Ma oggi sicuramente sì, ripeto, io non sono abituato a raccontare bugie o puttanate, cioè io sono ormai troppo esperto per non dire la verità, io l'ho sempre detta, il processo di crescita è purtroppo a picchi alti e picchi bassi, e noi stiamo cercando la stabilità e la continuità che comunque fa della squadra con la S maiuscola. Naturalmente, Tedino, naturalmente bisogna tener conto di chi si ha di fronte, però noi abbiamo visto qualche ripartenza vostra che poteva essere sfruttata meglio, con un pizzico di velocità in più. Sì, la scelta delle volte non è stata la migliore, però l'abbiamo preparata anche in questo caso molto bene e obiettivamente io sono soddisfatto.